Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Rev Game. Oggi qui si parlerà di Early Access o accesso anticipato, se è sempre giustificato, quando conviene e quando non conviene. Esattamente. Prima di tutto vi saluto, finalmente vi vedo, dopo mesi, finalmente ci sono di nuovo. Esattamente, Alessandro ha preso appartamento e quindi è dall'appartamento nuovo, io sono sempre qua dalla stanza dell'albergo però... Sono anch'io. Direi di iniziare subito. Magari spieghi l'inizio tu e lo commenteremo insieme. Cos'è un accesso anticipato? Un accesso anticipato è quando uno sviluppatore decide di vendere, o almeno di iniziare a vendere il proprio gioco prima che finisca la vera produzione, quindi che prima che esca la versione 1.0. Tutto questo è nato inizialmente da Steam. Uno dei primi giochi che mi ricordo è stato Minecraft, che per anni è stato in accesso anticipato, per poi, dopo 2-3 anni, uscire la versione definitiva, che poi ha portato a quello che è adesso. Ci sono giochi che entrano in accesso anticipato e non escono più, giochi che entrano in accesso anticipato e muoiono dopo essersi preso i soldi. Quindi, parliamo dei vari casi che sono successi e vediamo dove in realtà conviene e non conviene. Voglio partire subito da quello più semplice, che è stato Minecraft, sia per mia esperienza sia per quello che adesso è Minecraft. Quello è stato un caso positivo, perché Notch non aveva tutti questi gran soldi, aveva questa idea, dice io la inizio a vendere, costava 20 euro, e tuttora il prezzo che tuttora il gioco costava 20 euro. È stato per circa, se non ricordo male, 2009-2011, se non ricordo male. Io l'ho iniziato quando era già anticipato. Ed è poi quando è uscita la versione 1.0, poi è stato venduto a Microsoft, dove Notch si è fatto la sua mega villona per poi pentirsene. Adesso è il gioco più giocato al mondo, quindi quello è stato un caso. Poi abbiamo il più recente caso, che è stato di Day Before, e voglio partire proprio da quello, dall'elefante nella stanza. Non so su Gianni se conosci la storia. Ne ho sentito parlare, però se la spieghi anche a chi non l'ha sentita sarebbe anche una cosa buona, così si capisce, anche dare un contesto per tutti. Allora, questo gioco è nato nel periodo in cui andavano di moda i survival, per i DayZ, di tantissimi, anche lo stesso Minecraft, che alla fine comunque una componente survival, e andavano di moda. Poi c'è stato un calo di questo tipo di giochi, che sono sempre usciti meno, e lei ha detto vabbè, ritorniamo con qualcosa che nel primo trailer, dico, e non scherzo, sembrava The Last of Us a livello tecnico. Il problema era che era uno studio piccolissimo che già nel passato aveva fatto operazioni simili, far uscire giochi che non hanno avuto successo e poi questi giochi persi. Però tutti gridavano, bellissimo! Bellissimo, io già da lì ho sentito quella bellissima puzza di scammata, di quelle proprio... Di cane morto, praticamente. Però io per curiosità un po' l'ho seguita, non proprio, perché comunque non è il mio genere, non è un genere che gioco tantissimo. Non lo aspettavo io personalmente quel gioco, però l'ho seguito per curiosità, perché ho detto, vediamo che esce. Tantissimi trailer, poi tutti improvvisamente... tutti i video cancellati da YouTube, silenzi di anche anni. Poi il gioco è uscito con una grafica alquanto penosa, il gioco, il mondo di gioco che nei trailer si vedeva pieno di zombie, possibilità di usare i veicoli, che cose allucinanti, non c'era niente di tutto questo. È stato chi ha analizzato, perché abbiamo notato che molte cose somigliavano a quelle presenti in altri giochi, e poi si è scoperto che loro praticamente non facevano loro, non, le texture non venivano fatte dai grafici dello studio, ma erano semplicemente i classici pacchetti di Unreal Engine che tu compri e metti nel gioco. Quindi proprio non c'è stata nessuna creatività, niente, zero. E loro lo presentavano come qualcosa invece di... il giocone costa tantissimo, hanno chiamato volontari, un casino, buggato, ma proprio in modo allucinante. Il mondo di gioco era vuoto, noioso, i server non funzionavano,
proprio un disastro, al punto che già dopo 2 giorni non c'era più nessuno che ci giocava. Però tutti queste persone che ci giocavano lo hanno pagato. Mi sembra una trentina, no, mi sembra 40 euro costava, comunque costava, non costava poco, in realtà. Cosa poi è successo? Loro letteralmente hanno tentato, perché non ci sono riusciti, di scapparsene col malloppo. Hanno letteralmente chiuso lo studio, senza scuse e niente, perché loro continuavano, nonostante le persone già capivano. Oggi no, no, è tutto a posto, no, hanno cercato di aggiornarlo. Dopo 3-4 giorni chiudono i battenti, scompaiono. Fortunatamente Team interviene rimborsando tutti i giocatori, non so se sono stati rimborsati tutti, comunque facendo i rimborsi, non dando nessun centesimo allo studio, ai due ragazzi che hanno fatto questo gioco. Ed è stato uno dei, se ne è parlato per un paio di mesi questo scandalo. Il buon Yotopia ha fatto persino un video recentemente, ma è stata una cosa allucinante. Un'altra situazione, tu vuoi dire qualcosa, Gianni? Allora, posso dire la mia su The Day Before? Nella realtà dei fatti, se magari, sai, dici, siamo uno studio piccolo, le texture non ce le possiamo permettere di fare, usiamo quelle là, i pacchetti standard, però il gioco era valido. Parlerò di un altro gioco, infatti. Poteva anche andare bene. Il problema è anche questa cosa di pigliare il malloppo e cercare di andare via, quello è il vero problema. E chiudere lo studio. Fortunatamente c'è stata Steam che è intervenuta. Mi ricorda quasi quei negozi farlocchi che ci sono su Amazon, che quando Amazon li becca interviene Amazon e ti fa il rimborso Amazon. Però più o meno è questo sistema qui, ed è molto grave, molto molto grave, perché tu stai truffando le persone che hanno creduto nel tuo lavoro. E quindi sì, è molto molto grave. Nella realtà dei fatti, fortunatamente, questi giochi sono sempre venduti da delle piattaforme, quindi hanno in qualche modo un controllo, e quindi diciamo che su questo punto di vista, almeno case come Steam o per esempio Microsoft o Sony, se sono anche per le console, in qualche modo riescono a parare un po' il deretano ai giocatori. Se questa cosa succederebbe in piattaforme farlocche, tipo nel senso un sito che viene e dice giocherete a questo nuovo gioco, secondo me lì l'accesso anticipato è molto rischioso. Fortunatamente queste piattaforme in qualche modo ci difendono. Eh sì, come per esempio Escape from Tarkov, che in quel caso non è una scammata, non è niente, però in quel caso è un gioco venduto da loro stessi con il loro sito. E tutto lì è molto rischioso. Non è il caso, perché comunque il gioco alla fine non è brutto. Sì, stanno facendo delle manovre di marketing veramente allucinanti, per vendere contenuti a prezzi assurdi, dicendo semplicemente dobbiamo aumentare i server, vendendo delle scuse semplicemente per fare qualche soldi in più. Però quello è un caso, è un'altra situazione. C'è stato anche per esempio nel caso delle versioni oggi di Cyberpunk, che comunque Sony, Microsoft, persino GameStop col fisico hanno poi hanno fatto i rimborsi. Io sono stato esempio anch'io vittima, ho avuto il rimborso tranquillamente, i miei soldi sono tornati. Poi parliamo di altri casi, uno persino che ha vinto un GOTY, ricordiamoci che Baldur's Gate 3 è stato 2 anni in accesso anticipato prima di uscire. Ma che cosa è uscito poi alla fine? Quelli sono casi in cui veramente si può dare fiducia allo sviluppatore. Ma guarda, secondo me... In quel caso perché era... Sì. Se tu... L'accesso anticipato in qualche modo può dare anche degli studi, tra virgolette, anche più piccolini, di fare un gioco che non avrebbe modo di uscire, se c'è un'idea buona. Il problema, secondo me, è quando tu fai della roba allucinante, sei uno studio piccolo, secondo me l'hai già la presa per il culo e la puzza di scammata è enorme. Perché se tu vedi un gioco tipo The Last of Us e lo fanno 4 gatti, là ti devi un po' preoccupare della scammata. Alla fine Minecraft, anche se è un giocone, comunque ha le sue limitazioni tecniche che poi sono state migliorate nel tempo. Anche, per esempio, vabbè, Baldur's Gate... tra virgolette là comunque lo studio già c'era ha creato tanti giochi, quindi comunque è stato
è stato anche per coinvolgere anche la community stessa, che poi è stato comunque la community a dire questa cosa perché non la fate così, questa cosa così, colà. E lì c'era anche il fatto che veniva da D&D, quindi ci giocavano anche i master, quindi diciamo tutto, ha avuto tutto un aiuto che gli ha permesso di uscire quello che è uscito, quello che stanno comunque continuando ancora a sviluppare. Poi c'è stato per esempio Hollow Knight, se non ricordo male, è uscito come accesso anticipato, quello è un altro giocone, tutto in piccolo, che ha fatto una roba di gameplay bellissima, artisticamente bellissima. Ora, un caso che voglio dire di un gioco che sto giocando ultimamente con piacere, è lì diciamo che è un po' un misto delle due cose, parliamo di Pocket Pair e Palworld. Non conosce Palworld, è letteralmente il clone e Pokémon con le armi, quindi è un Monster Catcher, un Monster Farming, Monster Farmer, dove però impugniamo le armi, usiamo per lavorare. E questo gioco, ovviamente odiato dai fan di Pokémon, tipo odiatissimo, appunto, che hanno contattato Nintendo per dire: vedete che hanno fatto questo gioco, controllate, che plagio! Poi si è scoperto che in realtà non risulta, cioè c'è un po', ma non è vero e proprio plagio. Sono sul filo del plagio. Sul filo, però per delle scappatoie si sono salvati. Questo gioco è persino supportato da Microsoft, che perché è presente su Game Pass, e nell'ultimo evento di indie di Microsoft l'ha pure pubblicizzato con il nuovo contenuto che uscirà quest'estate. Cos'è questo Palworld? Palworld è un team piccolissimo che fa cloni, perché proprio lì fa questo, anche detto dallo stesso autore, dice: io sto gioco l'ho fatto per soldi, non per passione. Io ho preso tutto quello che piaceva e ci ho fatto il gioco. Se è vero, ma giusto. Palle. Mi sono battute le palle con questa dichiarazione, perché ci avevo dato un po' di speranza, che l'ho acquistato, io anche voluti supportare, perché ho preso la versione Steam, che la versione Game Pass al lancio era un disastro. Però apprezzo la loro onestà. Alla fine è stato onesto. Dice: è questo. Però dice: non è che il gioco ora lo abbandono e mi frego i soldi. Lo sta continuando a sviluppare piano piano, aggiunge contenuti, sistema cose che non vanno. Il gioco si vede che usa roba proprio artisticamente non è niente, non ha nulla. I pal sono quasi tutti uno più brutto dell'altro, anche rispetto a Pokémon, che nonostante Pokémon ne fa tante gaffe estetiche, soprattutto gli ultimi titoli, comunque sono sempre più belli. Però alla fine il gameplay più funziona, il gioco è carino, poi lo continua a sviluppare. Questo è uno di quei casi, dici: vabbè, alla fine ci può stare, ma sta facendo anche un clone di Hollow Knight. Guarda, ti posso dire una cosa, i pal sono dei Pokémon venduti su Wish. Praticamente sono i Pokémon di Wish, in pratica, sì. Sì. Almeno sono onesti, il gioco c'è, il gioco funziona. Volendo costa 30 euro, non costa nemmeno tanto, se uno ti piace questo tipo di giochi, io mi sto divertendo, mi passo il tempo. E questo è uno dei casi un po' limite, perché un po' dici: vabbè, hanno fatto 100 milioni. Potrebbero un pochettino, poi si spera nella prossima, poi da qua alla 1.0 stravolgono il gioco, questo non lo possiamo sapere, non credo. Ma guarda, secondo me questo qua è uno di quei casi, tra virgolette, che il team è piccolo. Sappiamo, dice: io posso arrivare a fare questo e arrivo fino a sto punto, faccio fino a sto punto. Al massimo, se voi mi supportate, io posso fare delle, tra virgolette, delle cose in più. Quindi inserire nuove pal, inserire qualche meccanica in più, o comunque degli oggetti in più, delle cose in più, e vi allungo la vita del gioco. Nella realtà dei fatti questo può anche andare bene, perché nella realtà dei fatti non è una truffa, è semplicemente: io arrivo a fare questo, se vi piace bene, se non vi piace no, non ci posso fare niente, e questo è il mio limite tecnico. Secondo me è quello. Quando invece ti presentano una cosa che va oltre il limite tecnico di quello studio, che succede anche comunque con gli studi grossi, perché mi ricordo che queste gaffe le ha fatte Cyberpunk, le ha fatte Ubisoft in tempi non sospetti. Mi ricordo quando uscì, come si chiamava, Watch Dogs, rispetto a quello che hanno mostrato poi era tutta una cosa molto meno, quindi poi sono sbattuti proprio a capofitto sul limite tecnico. Quindi nella realtà dei fatti, secondo me, Palworld, nella sua semplicità e nella sua onestà, è giusto. Quello è un caso giusto, e Microsoft l'ha notato, dice vabbè, lo pubblicizzo, dice, alla fine passo l'avvantaggio di Pocket Pair. Poi ovviamente lei deve stare, ovviamente Pocket Pair deve stare attento, perché se vuole continuare a avere la fiducia di Microsoft deve stare attenta a certe cose, non può fare certe cose,
sei un po', diciamo, tra virgolette, anche vincolato, perché Microsoft fa le sue cavolate, ma se gli procuri qualcosa che non funziona, te lo togli in un attimo. Se invece funziona, ti fa fare i soldoni, tipo Vampire Survivors. Non so se lo conosci quel gioco, quello dello sviluppatore italiano. Sì, lo conosco, bel gioco. È bellissimo gioco, continua, ha fatto una collaborazione con Contra, fa collaborazioni con ovunque. Nella sua semplicità è un gioco bellissimo. E quindi, questi ci sono anticipati a suo punto. Conviene supportarli o no? Secondo me bisogna studiarsi un po' chi è il team, bisogna vedere cosa, anche sfruttando comunque i social, quindi gameplay, vedendo anche altri che ci giocano, dicendo, ah, sai, sto gioco, come c'è stato ora Raid Zone, che è un clone di Escape from Tarkov, una versione semplificata, che onestamente è uscito, sembra carino, molto più semplice di Escape from Tarkov. E stavolta è su Steam, quindi stavolta comunque c'è anche la bambola la paraculata, cioè il paraculo nel caso le cose vanno male. E quindi l'accesso anticipato è una cosa buona, non deve essere come ogni cosa abusata, quindi non è che ora su tutti devono fare l'accesso anticipato prima, deve essere giustificato. Dice, sai, noi vogliamo fare questo, non abbiamo i soldi per fare cose, siamo piccoli, cioè, noi ve lo facciamo già giocare. Poi magari ci date il vostro feedback e poi da quel feedback miglioriamo. Ovviamente ci saranno sempre quelli che poi chiudono, quelli che poi... Quindi è un po' anche un investimento a rischio, un po' rischi, sempre. Questa cosa si può anche allargare al crowdfunding, cioè iniziare un progetto e prima avere i soldi dei fan. Forse crowdfunding, non so, mi pare c'è stato Bloodstain, allora, mi pare? O è stato accesso anticipato pure? Bloodstain mi pare che è stato... Questo non me lo ripare con funding, ma sì, accesso anticipato non sicuro. Perché ci sono le fotografie nei quadri che praticamente sono stati appagati, mi pare che era crowdfunding. Il crowdfunding pure è a rischio, mi ricordo anche quando fu di Ouya fece un crowdfunding. Comunque la console funzionava nella realtà dei fatti. Però poi chi l'ha ricevuta ha avuto la console, non è stata una truffa. Poi il problema è stato che purtroppo gli sviluppatori non hanno fatto niente per Ouya. Quello è stato il vero problema di Ouya, perché comunque secondo me la console era anche valida per quello che è stato il prezzo e il crowdfunding. Comunque era una cosa che non aveva tutte questa, come si dice, non voleva essere la console madonna mia bestiale, voleva essere una console piccolina da portare semplicemente anche a casa degli amici, farsi una partita. Ma giochi con crowdfunding che ora mi vengono in mente, c'è stato Undertale che ha fatto un successo enorme, ce l'ho sviluppato da una sola persona. C'è stato Project Cars, il primo Project Cars è stato tramite crowdfunding, che doveva essere un gioco piccolo, senza nemmeno le macchine sulla licenza. Poi c'è stata la stessa, poi alla fine c'è stata Bandai Namco che ha detto vi aiutiamo a venderlo. Poi hanno fatto il 3, che era una schifezza, però poi, e poi non hanno fatto più niente, però quello è poi un altro paio di maniche. Sì, fino al 2 comunque, capolavoria. Fino al 2, bei giochi di guida. Quindi anche lì però c'è il fatto che tu non lo giochi, mentre viene sviluppato. Quindi lì è ancora più sulla fiducia, lì è su quello che vende. Quello è sorpresa, proprio totale. Da un altro poi hai dei premi, come nel caso di Bloodstained, essere nel quadro, quella è una cosa molto figa. Cioè, tu sei lì. Cioè, magari tu c'è la tua faccia nel gioco ed è bello questo. Sono due sistemi che rischiosi, che però possono funzionare. Quindi bisogna valutare bene se prenderlo e essere consapevoli che c'è quella possibilità che però poi quel gioco non esista più e quei soldi li hai persi. La fortuna è che non spendi 70 euro. Sono giochi massimo che costano 30 euro. Per me se tu fai un gioco... L'unico che l'ha fatto è stato Larian, con Baldur's Gate, che l'ha venduto a prezzo pieno dall'inizio, però. Lì è Larian Studios e già il software iniziale era già di alta qualità, era vuoto, ma c'erano molte meno cose per il gioco finale, ma già quello era un altro tipo. Però nel maggior parte dei casi sono giochi comunque a prezzi veramente bassi. Va bene, con questo vi salutiamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Qui sotto troverete tutti i link ai nostri siti e ai nostri social, e al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.